l'ennesima edizione, il Comune di Genova è molto contento di essere qua oggi per partecipare a questo evento organizzato dal territorio, da tutte le associazioni del quartiere. Io poi sono particolarmente affezionata a questa Expo, me ne sono occupata anche quando ero assessore in provincia. È una vetrina della produzione locale, della produzione gastronomica locale, anche un'occasione di festa che vede la partecipazione di tutto il quartiere. Allora, siamo finalmente giunti all'apertura di questo 19° Expo della Valpolcevera. Cosa dire? Dire subito che c'è questo evento grazie innanzitutto al sindaco di Genova, Marco Doria, che dobbiamo ringraziare veramente, perché grazie a lui abbiamo oggi questo evento. Siamo veramente contenti per la Valpolcevera, perché ogni stand rappresenta la vita di giorno, la vita quotidiana, di persone che hanno bisogno di lavorare e far conoscere il proprio territorio. Anzi, quest'anno, grazie anche alla Proloco, l'Expo si è dilungato. Un'altra associazione che devo ringraziare, la Fratellanza e tutte le associazioni della Valpolcevera, specialmente di Ponte Decimo, a partire dal CIV, e ora non le dico tutte per non dimenticarmene qualcuno, ma hanno veramente collaborato per poter realizzare questo evento. L'abbiamo dovuto organizzare per varie vicissitudini, un po' in poco tempo, eccetera, però abbiamo avuto una grossa risposta da parte di espositori. Quest'anno abbiamo fatto un'edizione un po' diversa, tra virgolette, nel senso che l'abbiamo fatta itinerante, che copre anche altre vie della cittadina. Valpolcevera siamo un po' paese, se posso usare la parola paese, siamo un po' collegati un po' più, difatti si vedrà che abbiamo tanti espositori di agricoltura, eccetera, e siamo un po' di vecchio stampo, di vecchia generazione. Però avremo bisogno di queste cose, di avere più visibilità a livello regionale, a livello comunale, queste cose. Noi facciamo questo per essere visti. Yeah.